In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Che cosa hanno in comune il chicco di senape del contadino e il lievito della donna? Entrambi scompaiono. Il primo nel vasto campo di terra, il secondo nelle 3 misure di farina. Certamente, quello dello scomparire è un destino comune alla creazione. Prima o poi ogni cosa è destinata a finire sottoterra o chissà dove. Ma il chicco di senape e il lievito sono di quei componenti che più di altri dicono di questo destino. Potremmo azzardare che trovano la loro vocazione nell'essere sparsi nella terra o nella farina. Non avrebbero senso da altre parti. Sono fatti per scomparire. Ma attenzione, non senza una ragione. Il granello e il lievito scompaiono per far nascere qualcosa di più grande. Diciamo che muoiono per un progetto più grande. E Gesù indica questi elementi come metafora per il regno di Dio. Alla richiesta continua di poter vedere il regno di Dio, Gesù risponde con metafore. E lo fa bene a ragione, perché il regno di Dio non è una realtà a sé stante, ma è integrato nelle dinamiche umane, è seminato nei solchi della storia, è impastato dei dolori e delle gioie degli uomini. Il regno di Dio non è qualcosa che sta in vetrina per essere ammirato, un soprammobile da salotto, è bensì nascosto nella sostanza di ogni cosa, in definitiva scomparso, proprio come il lievito e il chicco di senape. E noi cristiani, figli del regno, abbiamo questa vocazione comune, quella di mescolarci all'umanità e scomparire in essa come le 3 gocce d'acqua dentro il calice nell'offertorio, affinché tutto un giorno risorga a vita nuova. Quindi niente vetrine o primi posti, non siamo chiamati ad apparire, ma piuttosto a scomparire. La nostra identità non sta nello stare di fronte al mondo, distaccati in una sorta di separazione rituale, con tanto di segni, simboli, che poco hanno a che fare con la cultura in cui viviamo, ma dobbiamo stare dentro il mondo affinché il mondo possa risorgere a vita nuova.